Ultime battute di campagna elettorale, è importante rinsaldare il rapporto con gli elettori che domenica saranno chiamati al voto. Ma questa è la campagna elettorale che noi stiamo facendo, la stiamo facendo porta a porta, persona per persona, incontrando tutti, come dire, le rappresentanze della nostra società, semplici cittadini, gente del comparto agricolo, del comparto turistico, del comparto del lavoro dipendente, e certamente questo panorama di esigenze, di opportunità è una scuola di vita, è scuola di vita per chi, candidato a sindaco, ha la voglia di amministrare questa città, di continuare ad amministrare questa città. Noi abbiamo impostato questa candidatura nel segno della continuità di chi ha amministrato la città e non ha fatto chiacchiere. Ha fatto fatti e i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo lasciato un comune in piena efficienza, vogliamo riprendere quel comune ad amministrarlo come il buon padre di famiglia, con non solo a completare un programma che già esiste ed esiste nella sua programmazione finanziaria e di opere pubbliche, ma soprattutto vogliamo innovare nelle esigenze che questa città ha di sviluppo, sapendo non solo di essere una squadra che può dare molto alla città, ma di avere un governo della regione vicino, così come ha più volte testimoniato non solo il Presidente della Regione ma tutti gli assessori che sono venuti nella città di Ragusa a testimoniare una vicinanza, una solidarietà per questo modello di gestione e per questa coalizione che vuole amministrare la città, che è omologa a quella della Regione Siciliana.